see that, Jason. Hey, Rook, Rook, come here. Hurry up. Shh. Coach and Aaron over there getting heated, man. Something about you. Just stand here and pretend like we talking. Listen, I know you're not a numbers guy, but DJ's per-possession numbers, his plus and minus, and the team's overall performance when he's on the court are sky high. You don't have to tell me. I know I'm not a numbers guy. And yes, I do know that DJ was a steal of a signing for us. Ooh, it looked like SK throwing some body in it. Hey, shh. Hey, you can hear them? Not with you yapping, bro. I got 20-20 here. Okay. Hey, wait. I thought that was for sight. Hey, just pay attention. Tell Coach DJ's on and off net ratings. Don't tell me how to do my job. Look, I'm sorry. I know Coach has a way of thinking, but it's beginning to become a problem. Coach knows his guys. I mean, he can read the temperature of a locker room better than anybody I know in this business. You have the luxury of dealing with just the numbers. I mean, let's be honest, you're not really a people's. I like people. Yeah, but do people like you? I mean, numbers are cold, and so are you, and that's fine with your job. But Coach has to ask these guys to do something that at times isn't always in their interest. That requires psychology, empathy, art, and a little bit of numbers. But we all know that numbers aren't everybody's life. Numbers don't lie. Plain and simple, DJ's our guy. DJ's time will come. That's all I can tell you for right now. So I told her. What up, Coach? So I told her there's no way in a million Chemi, years. DJ, please, get some shots up. 1984. Wow, grandi amici del tubo, bentornati qui su canale SCG, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio del Road Dream Team. Siamo, se non sbaglio, nel 6° episodio e come avete visto dall'inizio è successo qualcosa di importante, nel senso che qualcuno si sta cominciando a porsi la domanda, no, perché non giochiamo titolari? Come potete vedere siamo da VC Sport Management, perché ci dovevamo andare, era il nostro obiettivo, andiamo a riscuotere qualcosa del genere. Sì, adesso le solite cose idiote che dirà quest'uomo. Non manca tanto l'essere titolari, ragazzi. Ok, perfetto. Allora abbiamo questo nuovo rapporto con il tipo dei tatuaggi. Come potete vedere, dobbiamo mettere la maglia degli Alley-Oop Tattoo. Allora andiamo su, mettiamola, facciamo questa cosa, così racimoliamo qualche VC in più e poi andiamo a migliorarci per arrivare al livello 71. Va bene, c'è la tipa che mangia cose strane. Noi entriamo nell'armadio, dovremmo trovare qui la maglietta. Eccola qui, grigia, neanche bellissima, sinceramente. Hey, sweet, the pizza. How much we owe you? Charlie and his stat kid and whoever you are. What are you guys doing in my house? Hey, Mr. Pizza Man, how much we owe you for the pizza? Why are you asking me about that's pizza, that's repetition, bro? Man. That's repetition. Oh, yo, yeah. You're looking at my new improv team, Fresh Lettuce. You know what I'm saying? Lee, since when do you do improv? Yo, it keeps the intelligence sharp and makes you quick on your feet. You know what I'm saying? Twinkle toes, pop, 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 just stop it. You know what I'm saying? I saw your agent Brian on the phone the other day. His comebacks was so quick, you know what I'm saying? I had to do this. It's like live action problem solving. That's why I love it. And it's good for networking, too. To meet people. Look, B, I'm really happy for you. I just have one small question. Why y'all gotta do improv at my place? Yo, what else is we gonna do it, man? Come on now. The last place we practiced in was a broom closet in a church basement. This is way better. We playing questions only. All your responses gotta be in the form of a question. You down to play? No. I thought you hated that game. Did I ever tell you I was on Jeopardy once? What makes you think I hate it? Yo, did you win? Do you really want to hear this story? What are you doing? Why is he talking like that? Why didn't you tell me you were having people over? Remember when I had texted you that I formed an improv group? Don't most reputable improv groups practice in a theater? Ain't this place so much nicer than a theater? Oh, fermi tutti! Fermi tutti, arrivo. E te credo che arrivo? Fermi tutti, ho sbagliato a premere. È apparsa una cutscene e nel frattempo sono successe delle cose. Volevo tornare giù e ho sbagliato tasto e adesso mi ha scritto la Jordan per parlare con me. Torna in strada con la maglietta, così facciamo due cose in uno. Fantastico, raga, fantastico. Ok, eccoci qua che entriamo di nuovo da VC Sports Management. Il mio tipo diventa di nuovo di 1,85 m perché sono fatte così le cazzi. Abbiamo cambiato il taglio di capelli, tra l'altro, mi ero dimenticato di dirmelo. Perché? Perché c'è lei? Perché? Yo, them full flex joints. E perché non ci sono i sottotitoli?
Yeah, I apologize because she yaks a lot. She's. What are you apologizing? No, this is my friend from home / driver / personal assistant / improv coach, B. Fresh. Yo, fresh lettuce in the building. What up, B? Yo, can you get us into MJ's golf tournament? Ooh, now you talking, B. I can't even get invited to that, but there are a ton of perks when you're involved with the Jordan brand. I'm shocked that they wouldn't invite you. You're so charming. You just light up the whole golf course, probably. Right. The other perks you said that you have, the ton is my favorite amount of perks to choose from. Fresh kicks at all times. A sizable endorsement contract where you get paid to wear our gear both during NBA games and when you're playing on the streets, and you will be in great company. You see those pennies? Those are the guys in the league who are repped by Nike, Adidas. Yo, what about Under Armour? Sure, yeah. No, yes, Under Armour too. But you see those quarters? Those are the guys in the league repped by Jordan, CP3, Melo, D-Wade, Blake, Russ. He's a big quarter. DJ? He's a silver coin for sure. Yeah. I mean, I want to be more than a quarter. Sounds pretty good, doesn't it? Everything you say sounds amazing the way you keep saying it. Did you take a public speaking course? Shut it down. You know what? What my agent is trying to say is that right now, we're weighing options. You know, we don't really want to commit to anything right now. We need some time. Okay, I get it. You know what? Way away. Way away. Because we have nowhere to go but up. So, we will be in touch with you with an offer in a couple days. Ottimo ragazzi, ottima notizia. Allora potremmo stringere un contratto con delle scarpe. Io quella B maledetta cinese la sto odiando di brutto. Perché? Perché è anche i meeting dei miei cosi. Io veramente non capisco. Guardate un po' con chi dobbiamo giocare oggi. Io pensavo fosse un episodio così. Invece sono successe 5600 robe. Abbiamo 4500 VC. Andiamo un po' a potenziare. Sì, dai, ci sta. Sottomano schiacciata e media distanza, attacco dal posto, non riusciamo a fare tutto. Allora lasciamo queste tre e prendiamoci questo 71 di generale che non fa mai male comunque. Andiamo a giocare la partita dell'ex ragazzi contro i New York Knicks, che l'anno scorso abbiamo portato il titolo, dove c'è ancora Carmelo Anthony. Una partita veramente da battiti al cuore incredibile. Lasciate un mi piace per questa sfida e vediamo che possiamo fare. Ok ragazzi, andiamo in campo assieme al nostro solito Shemmy. Vediamo se c'è qualcosa, spero di no, perché ste cazzi veramente non hanno nessun tipo di senso. Ho cambiato, salutiamo Bubu, ho cambiato il taglio di capelli, quindi provo a giocare senza fascetta, perché non si vede il taglietto fico. Vediamo come va. Eccoci qua ragazzi, Madison Square Garden ragazzi, dove abbiamo l'anno scorso portato i Knicks alla terra promessa, ovvero al titolo, assieme a Anthony Porzingis e a Justice Young ovviamente. Simuliamo, rimettiamo per la prima volta i piedi su questo parquet. Che emozione ragazzi, qui il fratello di Matt, ovvero Mike Tropeo, l'anno scorso MVP di tutto ha fatto, ma anche quest'anno non saremo da meno, vedrete. Intanto 11 pari a metà primo quarto, ormai standard nel momento in cui entriamo. Palla per Badild, pick and roll per lui, si spaziano, puoi darmela, tiro dalla media, non ce l'ho tantissimo, ma sì, primi due dalla media ragazzi, non usuali al momento. Oddio che apertura, senza volere, per di Aaron, mamma mia, la Kevin Love qua, a Tom Brady, due punti in ribalzo e anche un assist adesso, 15 pari. Oscuriamo la vallata dalla di Aaron, bellissimo, non è una stoppata, ma questa praticamente conta come una stoppata perché l'abbiamo fatto completamente cambiare la parabola di tiro. Palla per di Aaron, blocco che non serve assolutamente a niente, allora altro blocco qui, che non è neanche questo servito a un granché, a dir la verità, da vista palla in lob, bellissimo, ostia, dai, almeno rimbalzo, prova a tirare Fox da fondo campo, sembrava dritta, 21-24, 4 rimbalzi, 2 punti, 1 assist, forse un po' l'emozione di giocare al Garden, non un bellissimo primo quarto, a dir la verità. Iniziamo il secondo quarto in campo, però ci danno fiducia, anche perché ormai giochiamo 20 minuti a partita, siamo settimo ottavo uomo come vi ho fatto vedere prima, siamo in marcatura su 1A, quindi possiamo ben che staccarci qui, però che senso ha staccarsi in angolo quando il pick and roll è lì? Cioè, le difese 2K, come le facciamo?
Oggi tiri dalla media. Oggi, raga, tiri dalla media. Qui si perde un po' Noah su una finta e via 23-27. Dai, quarto punto per noi. Tutto fa brodo comunque, Bravo, bravo, dammela qua. Ok, virata. Questa volta è venuta. Non sbagliare, Matt. Dai, però. Ho capito che sei emozionato, però. Sono appoggi, Oh, bravo, col gancetto destro addirittura. Buono, buono. Oh, dai, Su, 6 punti e 6 rimbalzi, 29 pari. Cioè, Kylo Quinn non dovrebbe neanche poterci marcare 3 su 7 dal campo. Non è benissimo. Occhio all'isolamento di Anthony. Andiamo a dare una mano. Oh, ci voleva tanto. Ci voleva. Cristo santo. Eppure questo. Eppure si va in transizione. Vai, vai, io spingo, Io spingo, me ne frego, cost to cost. Che bello, fare il cost to cost da lungo mi gaso tantissimo, raga. Ma tantissimo proprio, adesso tiri liberi. È un dramma, invece mettiamo il primo. E con questo, se facciamo 2 su 2, possiamo arrivare in doppia cifra personale. Ovviamente no, però abbiamo portato i Kings avanti. Ed è già qualcosa. Ci cambio, ragazzi, dopo un paio di minuti di qualche buona difesa, qualche buon attacco, ma niente statistiche. 32-36, finiamo il primo tempo sopra di 4 nella mecca del basketball. Vediamo un po' nella mecca del basketball, un po' in italiano, un po' in inglese. Vediamo un po' come va il secondo tempo. Speriamo che questa ottava piazza nella rotazione ci permette di giocare più di 2 minuti nel terzo quarto. Eccoci qua dalla panca, ovviamente. Vediamo come e quando entriamo. 5-3-5-1. Siamo entrati abbastanza subito, praticamente, nel terzo quarto. Vediamo un po' come va. 11 punti in 11 minuti per Amon Station. Ma noi non siamo da meno, perché comunque 9-8 è quasi una doppia-doppia. Adesso sono solo. Cristo, ero solo. Ero solo. Portatelo sotto, che non può tenerti. Portatelo sotto, che non può tenerti. Mio Dio, mente. L'abbiamo cominciato carico, direi, questo secondo tempo. Lì così. E mancava solo quello oggi. Cioè, ragazzi, ve le ho fatte vedere tutte. Tutte ve le ho fatte vedere. Gancio, tiro della media, virata, schiacciata. Tutto ve l'ho fatto vedere. Adesso mancava il post fade e siamo a posto, raga. Là, doppia doppia portata a casa. Spingiamo in transizione come noi sappiamo fare. Un lungo che corre bene. No, vabbè, qua no, no. Però doveva fare l'entrata. Qua ho esagerato. Vediamo se riesco a perdere Anthony. No, perché i miei compagni pensano bene di corrermi davanti. E colpa mia. Olè, 12° rimbalzo. Si è fatto male Anthony? Oddio, si è fatto male Anthony. Tieni Bogdanovic. Tieni lì. Mettila per il più 10. Dai, fai solo quello. Bravo con gli Stein. Si è fatto male Anthony, raga. Aia, si è fatto male Anthony. Intanto siamo andati in doppia cifra di vantaggio. Simuliamo, ragazzi, vediamo se ci fanno rientrare. Ci fanno rientrare. Oh, finalmente si gioca un quarto quarto, ragazzi. 8-8-6-1, anche perché comunque li siamo andati leggermente via. Siamo in marcatura, tra l'altro, su Porzingi. Cerchiamo di non farci maltrattare alla prima azione. Vediamo un po' come va. Direi che ci abbia maltrattato la prima azione. Vabbè, ci sta. Vai. Schiaccia, ma Matt. Ma... Dio santo, vabbè, dai, punti contropiede, abbiamo fatto pure quello, che non è proprio roba nostra. 90-64, cioè Porzingis solo sull'isola, un po' come quest'anno i Knicks. Stiamo affrontando i Knicks di quest'anno, praticamente. Giorgini ruba rimbalzo, faresti bene a passarmi la palla, invece no, sto Caino tira pure. Dammi qua, che tesati a rimbalzo, 17-14, partita veramente monumentale da parte nostra. Ok, vieni qua. Dai, facciamo qualcosa, esatto. Sì, vieni a giocarti un pick and roll qua con me. Esatto, perfetto. Perché non me la puoi dare, devi aspettare un altro. Ma questo non lo capirò mai. Perché vuoi tirare tu, va bene. Segna almeno, bravo. Ci cambiamo, ragazzi, direi che la nostra partita è finita qui. Non ho fatto niente di che. Perché, vabbè, partita finita. Era anche peccato infierire. Ma comunque abbiamo messo lì una doppia doppia prorompente della panchina. 17-14, 2 assist, una stoppata. Vediamo un po' se abbiamo sbloccato qualche cartellino, perché se non è in questo episodio sarà nel prossimo il nostro primo cartellino, ve lo dico, perché guardate qua, siamo a 11.000 su 12.000 realizzatore implacabile e praticamente 11.000 su 12.000 anche maestro virata in post. 8-8-8 VC, che schifo non fanno. Siamo arrivati in doppia cifra di punti a partita, abbiamo superato alla grande i 100k followers. Eccoci qua nel coso, ok, vorremmo intervistarvi, ma io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, perché tanto, raga, sono sempre le stesse domande. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi, dicevo, e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella!